Ciao popolo rossolerino, benvenuti in questo nuovo video. Mi è venuto il raffreddore a guardare questa partita e mi sono venuti i peggio attacchi di ira, ansia, insomma. Il derby è sempre il derby. Finisce 1-1, secondo me, risultato ingiusto perché nel secondo tempo meritavamo di vincere. Cioè per parte del secondo tempo abbiamo praticamente giocato solo noi. L'Inter non ha fatto niente nel secondo tempo se non due o tre tiri, però per il resto, ragazzi, nel secondo tempo non c'è stata partita. Poi vabbè, il solito bucio di culo che hanno loro. L'arbitro, signori, l'arbitro, dov'è? Io non lo voglio più vedere in questo campionato. Ha fischiato l'impossibile. Ha fischiato cose che voi umani non potete neanche immaginare. Poi io ho una teoria. Secondo me, lui e Çalhanoğlu inizio partita si sono messi d'accordo. Ogni volta che cascava Çalhanoğlu, fischiava il fallo a favore dell'Inter, anche se era inesistente, soprattutto se era inesistente. Non me la spiego una cosa del genere, non è possibile. Si sono messi d'accordo inizio partita. Poi vabbè, tu Çalhanoğlu sei una grandissima testa di cazzo, veramente. Cioè, penso di odiarti più di Materazzi in questo momento e un milanista sa quant'è orribile Materazzi, quindi insomma, cioè arrivare al suo livello se non di più, questo ti conferisce onore in negativo, caro Merdanoglu. Vabbè, quindi più che altro man of the match l'arbitro più o meno, perché insomma il primo rigore, ragazzi, è qualcosa di imbarazzante. Io ho visto che da rigore ho detto no, vabbè. Lo andranno a riguardare perché non è possibile, invece no, e invece no, perché ci troviamo in questo in questa cosa che si chiama schifo, che ci hanno dato questo rigore contro. Ok, che si fa una cazzata clamorosa, però quello non è rigore. Non venitemi a dire che quello è rigore. Il secondo vi posso anche dare retta perché Balotelli non è un calciatore, palesemente, però arriva il Tata che glielo para, arriva il Tata che glielo para. E diciamo che anche l'autogol dell'Inter è l'emblema della partita, perché il karma vi deve punire in qualche modo. Ragazzi, è stato un derby di fuoco, un derby veramente di fuoco. State, la prima mezz'ora non ci ho capito nulla. La prima mezz'ora ero talmente presa dalla partita, ero talmente in ansia, non ci ho capito niente. Cioè, è stato proprio fuoco, fiamme, fulmini, saette, un macello, non si è capito niente. E quindi, diciamo, a parte un paio di occasioni nel primo tempo, forse meglio l'Inter, ma nel secondo tempo, cioè, ragazzi, non venitemi a dire che l'Inter ha giocato, perché cioè, scusate, anche no. E nulla, ragazzi, poteva andare decisamente meglio questo derby, rosico per come è andata. Cioè, non per come è andata per il punteggio, perché per come è andata potevamo vincerlo. E anche perché poco fa, qualche ora fa, il Napoli ha pareggiato col Verona. Potevamo staccare un po' di più, invece, vabbè, siamo ancora a pari punti col Napoli. Amen. Che dire, ragazzi, è andata così. Però almeno sulla coreografia abbiamo vinto noi. Perché mentre noi, insomma, abbiamo elogiato chi purtroppo per il Covid non ce l'ha fatta e abbiamo ringraziato gli infermieri che sono stati gli eroi di questo periodo, loro nella curva che fanno campioni d'Italia con noi dietro che li guardiamo. Raga, c'è poco da fare e questi siete voi purtroppo, mi dispiace. E nulla, andiamo in pausa perché ci sono le nazionali adesso, ricarichiamo le pile, speriamo di recuperare qualcuno e niente, forza Milan sempre, Inter merda.